Signore ci ha detto questa sera in preghiera di diventare come bambini. Si cresce tornando indietro, perché le cose di Dio sono al contrario delle cose umane. Noi cresciamo andando avanti. Nel regno di Dio si cresce andando indietro, diventare bambini. Pensavo, avevo queste due visioni, un ricovero di vecchie e una scuola di bambini nell'atrio che giocavano. Nell'atrio dove c'erano i bambini c'era tanto, c'erano grida, gioia, festa, si rincorrevano i bambini, si sentiva sempre i bugie dei bambini. Nel ricovero dei vecchi c'era silenzio, mutismo, qualcuno che si rancurava. Ecco una comunità. La comunità di giovane e bambina, se c'era gioia, il tripudio, la festa. Se invece la comunità si rancura, la comunità sta in silenzio, la comunità si china la testa per terra e si batte il petto e così in mestizia si affligge, è una comunità vecchia. Ora il Signore vuole che noi siamo comunità giovani, perché le cose vecchie sono passate, sono nate delle nuove, e nella lode a Dio, nella gioia, nel tripudio, che Dio viene lodato e benedetto, ed è nella lode, nel tripudio, che si cresce nell'infanzia spirituale. Lodare il Signore, benedire il Signore e dimenticare noi stessi. Il bambino non pensa ai propri difetti, pensa soltanto a fare chiasse, a divertirsi. Qui noi facciamo chiasse e ci divertiamo lodando il nostro Dio. Dio penserà a noi, se noi penseremo a Lui. Ma se noi pensiamo a noi e ci richiudiamo in noi stessi e ricordiamo sempre le nostre miserie e ripiangiamo davanti al Signore, siamo una comunità vecchia, una comunità vecchio stampo. Ancora lo Spirito non è sceso su di noi, ma noi abbiamo ricevuto lo Spirito. Ecco perché dobbiamo servire Dio nella gioia. Servite il Signore nella letizia del cuore. Per questo noi ci alziamo adesso e gridiamo di gioia al nostro Dio. Del resto, con tutti i nostri piagnistei, non possiamo liberarci dei nostri peccati. Ma se lodiamo Dio, Dio verrà a liberarci dai nostri peccati. E mentre lo lodiamo, è Lui che ci purifica, ci fa dimenticare di essere uomini, e ci fa ricordare che siamo figli di Dio, redenti da Lui e viventi in Lui. Signore, noi vogliamo svegliarci per cantare a Te. Signore, questa sera apriamo gli occhi a Te. Tu sei l'amore, Tu sei la vita, Tu sei la luce, Tu sei la gioia. Riempici della Tua luce, ma che ci svegliamo, o Signore, ci inebriamo della luce, come al mattino svegliandoci dal sonno, e apriamo la finestra, ci inebriamo del sole nascente, del sole che illumina, ma che prendiamo una boccata d'aria questa sera e cantiamo a Te un inno di ringraziamento e di lode per quello che Tu hai fatto, cantiamo la Tua bontà, alla Tua grandezza, alla Tua misericordia, al Tuo immenso amore per noi. Lode e gloria a Te, Signore. Sì, Signore. Infatti, che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo nei cieli,
perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivederci, di vedere il nostro corpo celeste, a condizione però di essere trovati vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E Dio, che ci ha fatti per questo, ci ha dato la caparra dello Spirito. Sì, oh Signore, in questo momento vogliamo guardare in alto i nostri corpi mortali, sono un peso per noi, che ci impediscono di volare a te, ma verrà il momento in cui saremo spogliati, verrà il momento in cui voleremo a te, e nella gloria canteremo a te in eterno. Certamente ci è duro essere spogliati del corpo, perché il corpo ci appartiene, però non possiamo ricevere la veste della gloria se prima non ci svestiamo della veste corporea. Questo corpo lo riassumeremo un giorno, quando verrà il momento di ascoltare il canto e la tromba degli angeli e la voce tuo Signore Gesù che tornerà uscita dai sepolcri, e noi allora con i nostri corpi insieme con le anime nostre canteremo a te. Ma finché non verrà questo tempo, noi aspettiamo l'ora in cui possiamo essere spogliati da questo corpo per lodarti, benedirti, per cantare a te nella santità delle anime nostre. Signore, fa che noi viviamo anche per l'eternità, viviamo in questo momento favorevole, questo momento di grazia, fa che viviamo questo momento di gioia guardando la beata speranza che ci attende. Fa, oh Signore, che almeno in questo momento noi ci sentiamo come spogliati da questo corpo mortale e cantiamo a te come se già fossimo nella gloria. Lode e gloria a te, Signore. Il discorso continua nel capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, dove è detto che l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti, ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate delle nuove. Questo allora è il momento favorevole, il momento di Dio. In questo momento favorevole io ti ho esaudito, nel giorno della salvezza io ti ho toccato. Signore, questo è il momento della gioia. È il momento di credere che tu sei morto e risorto per noi, che tu vivi adesso come risorto in noi, che le cose vecchie sono passate, sono nate delle nuove. Un giorno ci presenteremo davanti al tuo tribunale per rendere conto di questa nostra vita, ma noi già la vogliamo vivere dentro di te, perché tu sei risorto. Vogliamo vivere da risorto fin da questo momento, perché tu vivi in noi ed esprimi in te, in noi la tua vita. Lode e gloria a te, Signore. E allora ci alziamo e cantiamo a Gesù risorto, a Gesù che vive in noi. Egli vive, non è morto. Egli vive in noi e noi viviamo in Lui. Io volevo poco fa confermare la parola di Padre Matteo, perché il Signore questa sera ci vuole riempire della sua gioia veramente.
e ci dice: su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno. Valida, nel senso che dobbiamo, ballando, guardare gli occhi dello sposo. Se la sposa guardasse le sue vesti, guardasse le sue mani, guardasse i circostanti, lei ballo non sarebbe un ballo bello. Il ballo è bello e perfetto quando la sposa guarda lo sposo, si lascia trascinare da lui, non badando a se stessa, non badando agli altri, ma guardando soltanto a lui. Lo sguardo dello sposo riempie gli occhi e il cuore della sposa. Così è quando noi ci mettiamo in preghiere di lode. Dobbiamo lasciarci trascinare proprio dallo sguardo del Signore e dobbiamo bere un poco di vino, un poco di alcol, per dimenticare un po' tutte le nostre piccolezze ed essere così nell'euforia della gioia. Egli è l'amato del mio cuore, l'amato del mio cuore. Io voglio guardare a lui e voglio lasciarmi guidare da lui.